E rieccoci carissimi amici di GRP, ci troviamo al nostro consueto appuntamento con i consigli del dottor Luigi Torchio che saluto. Buongiorno a tutti. Buongiorno a lei, ricordiamo medico chirurgo specializzato in medicina dello sport, omeopata studioso di medicine naturali e nutrizionista esperto. Dunque, dottor Torchio, con lei abbiamo parlato dell'alimentazione in tutte le sue sfaccettature, abbiamo anche parlato dei cereali, ma io con lei oggi vorrei affrontare l'argomento dei cereali senza glutine, perché l'intolleranza al glutine è sempre più frequente, sempre più presente, no? Quindi volevo capire anche il motivo e come possiamo andare ad evitare l'assunzione del glutine o del frumento, che è addirittura una forma di glutine molto più aggressiva. Sì, in effetti hai detto una cosa molto giusta, il glutine del frumento di 60 anni fa, che era presente in una percentuale del 4-5% su 100 grammi di frumento, non era irritante, ma allora si faceva la pasta fresca, non c'era ancora la pasta secca, quindi asciutta come si fa ora. Dopodiché, grazie agli incroci, ma soprattutto con varianti transgeniche, sono state ottenute tante varianti di frumento detto grano duro con anche il 18% di glutine, che ovviamente, essendo una colla, dà una serie di vantaggi per la pasta, per la tenuta, la cottura, ma si incolla letteralmente all'intestino, dando tutta una serie di reazioni di irritazione che possono arrivare anche all'intolleranza. Questo poi, al di là della celiachia, che può essere di origine genetica, quindi il celiaco non può neanche lontanamente assumere una quantità minima di glutine, poi certo. Ci sono tutta una serie invece di leggere intolleranze più o meno sfumate, più o meno accentuate al glutine, e quindi tornano in auge i cereali senza glutine, che io vorrei dirteli, esatto. Perché vorrei elencarteli, perché qui abbiamo, tanto per pensare che nella nostra cultura è mangiato, diciamo, da migliaia di anni, il riso non ha glutine, quindi va benissimo per le persone che hanno intolleranza al glutine. Poi abbiamo il mais non ha glutine, abbiamo il miglio, che ha più fibre ancora rispetto al mais. Poi abbiamo i cereali africani, il sorgo, che è un cereale senza glutine, ed è il quinto cereale al mondo coltivato soprattutto nel Nord Africa. Abbiamo il teff, che è anche un cereale africano, e poi abbiamo i fantastici pseudo cereali, che hanno un quantitativo molto elevato di proteine e sono i conosciutissimi quinoa, amaranto e grano saraceno. Ecco perché troviamo dei cereali senza glutine, ma soprattutto con il 15-18% di proteine, che è una percentuale altissima, che ci permette di abbinare questi cereali con i legumi, coprendo anche con un mix di legumi tutto il fabbisogno di aminoacidi e riuscendo quindi poi a ridurre l'apporto di carne e di tutti gli alimenti di origine animale. Allora, questi cereali alternativi ovviamente possono essere consumati crudi, ma è sempre consigliabile un ammollo. L'ammollo per sciacquarli, per lavarli da qualche sostanza? Per lavarli da tutte le sostanze che possono essere antiparassitari non dichiarati, punto primo, e questo è estremamente importante, hai fatto bene a ricordarlo. E l'altra cosa, perché poi l'acqua di ammollo va buttata, ovviamente per togliere l'acido fitico, che è presente soprattutto nei legumi ma anche nei cereali, che è quello che causa il gonfiore, e riduce anche l'assorbimento del ferro, del calcio, di certe sostanze, quindi estremamente importante. Per cui ricordiamoci l'ammollo per i cereali in chicco, ma questi possono essere anche utilizzati poi tranquillamente in farina. Ricordiamoci però che quando noi acquistiamo per esempio un pane di quinoa, dobbiamo guardare se è veramente tutta quinoa o se, come succede spesso, c'è il frumento con il glutine più un 20%, magari 30% di quinoa, perché se noi vogliamo veramente liberarci dal glutine e usare questi cereali alternativi, dobbiamo comprare prodotti che contengono solo questi cereali. Comunque, ripeto, il riso, per le persone che hanno stitichezza, il riso bianco ovviamente può aumentare la stitichezza, ma c'è quello integrale che è molto meglio ancora e quindi può essere tranquillamente usato in sostituzione al frumento. Questo frumento che viene consumato in eccesso, pane, pasta, prodotti da forno, eccetera. E quindi per forza che dopo un po' l'abuso causa l'intolleranza. Esatto. Dottor Torchio, io la ringrazio per i suoi preziosissimi consigli e a casa vi ricordo che, visto che oramai abbiamo superato le 200 puntate, se aveste il piacere di chiederci un argomento in particolare, basta che mandiate una mail
alla redazione all'indirizzo grp@grp.it e ci chiediate quello a cui siete interessati. Noi vi auguriamo un buon proseguimento di visione.